L'unica cosa che devo fare a questo punto è presentare il nostro relatore, il quale, voglio dire, si presenterà molto meglio da solo con la sua relazione rispetto a quanto potrò fare io, però, come dire, Alessandro Sancino è professore associato in economia aziendale presso l'Università degli Studi di Milano Bicocca e anche presso la Open University del Regno Unito. È professore a contratto in Public Leadership presso l'Università della Svizzera Italiana e External Examiner presso l'Università di Londra. È stato componente di molte importanti, come dire, associazioni e società e anche è nell'editorial board di molte riviste importanti nel suo campo. Ha svolto attività di consulenza sui temi di management pubblico dell'innovazione sociale per la Commissione europea e anche attività di knowledge transfer per qualificate istituzioni nazionali e internazionali, tra cui l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e la sezione Intelligence, Resilienza e Protezione del Dipartimento della Difesa del Regno Unito. Leggevo sul suo, ecco qui, che lui nel 2021, e questo diciamo svela anche un dettaglio anagrafico, ma voglio dire non possiamo farci nulla, nel 2021 è stato indicato da Poets and Quants tra i 40 migliori docenti al mondo sotto i 40 anni che insegnano in una business school, di questo gli facciamo ovviamente i complimenti. Ha scritto articoli di divulgazione scientifica anche su temi di attualità e ha collaborato con riviste quotidiane come Il Sole 24 Ore, La Repubblica, Il Corriere della Sera, Il Giorno, L'Inchiesta, Formiche e The Guardian, che è lo stesso giornale su cui Harari ha pubblicato l'articolo su cui oggi ci concentreremo. Ecco, io lo ringrazio tantissimo, mi sono preso troppo tempo e spero di non averne rubato troppo al relatore, però ecco, do a lui la parola, lo ringrazio ancora e ci godiamo questa sua presentazione. Grazie. Grazie e sono io che ringrazio voi per l'accoglienza, l'ospitalità ed ovviamente anche il professor Magatti per avere dato a me questo privilegio. Spero di condividere con voi alcune riflessioni, alcuni spunti sul tema di oggi e la mia relazione toccherà prevalentemente quattro temi: l'economia, quindi le origini, e alcuni dati che possono spiegare l'economia oggi e alcuni scenari che probabilmente caratterizzeranno l'economia futura. Il secondo snodo, tecnologie e tecnica, grazie all'incontro col professor Magatti, prende spunto da Bernard Stiegler, un filosofo che spiega come la tecnologia e la tecnica determini ciò che è l'uomo, ciò che diventa l'uomo, e dunque mi soffermerò brevemente sulla cosiddetta logica dei social media e le piattaforme tecnologiche come modalità organizzativa dominante dei tempi contemporanei. Il terzo snodo sarà appunto sul tema della civicness e quindi come pure in una società fortemente digitalizzata il territorio può aiutarci a riflettere e a rideterminare che cosa è valore, e presenterò i dati di una ricerca fatta nel Regno Unito in cui in maniera volontaria abbiamo chiesto a oltre 1000 studenti lavoratori, perché l'università presso cui lavoro si caratterizza per offrire una formazione proprio a studenti lavoratori, abbiamo chiesto loro a oltre 1000 persone, e presenterò i dati di questa ricerca che ha utilizzato come metodo la qualitative thematic analysis, in cui abbiamo elaborato in maniera induttiva dei pattern, in cui abbiamo chiesto loro che cosa ha valore dal punto di vista economico ma in una prospettiva territoriale. E il quarto snodo sul tema della generatività sociale, ovviamente caro al professor Magatti, e su questo concetto logico di cosmolocalismo, ossia come provare a pensare in modo non binario ma in modo sincretico possa aiutarci a decodificare alcuni trend che caratterizzano l'economia oggi, ma la cui sintesi creativa
può generare nuove istituzioni. Quindi ovviamente, vista la platea così importante, è bene dire che la prospettiva su cui spero di poter avviare una riflessione è una prospettiva di tipo istituzionalista, ossia che parte da un'idea di libertà relazionale e che prova a capire come le istituzioni, che sono inevitabilmente relazionalmente e socialmente costruite, possono però agevolare o ostruire la libertà. Ora, brevissimamente, anche perché ci sono persone in aula che ne sanno anche più di me, ma l'economia, almeno dal punto di vista continentale, viene generalmente fatta ricondurre al pensiero, tra gli altri, di Adam Smith, un economista scozzese che ha scritto questo saggio nel 1776 sulle cause e la ricchezza delle nazioni. Questa genealogia dell'economia è importante, credo, richiamarla, perché evidenzia la dimensione di specializzazione produttiva che è parte dell'albero genealogico delle scienze economiche. Dunque, specializzazione produttiva che, da cui poi si sono susseguiti naturalmente i modelli manifatturieri fordisti, che prova a rispondere al problema economico di cui vedremo a breve attraverso la specializzazione e poi l'automazione, ossia il problema economico, come vedremo, è quello, come dice un famoso economista, anche premio Nobel, Paul Samuelson, è quello di come le società utilizzano risorse scarse per produrre beni di valore e distribuirle tra diverse persone e gruppi della società. Quindi la produzione specializzata e l'automazione provano a efficientare questo cuore della questione economica, che è di come generare valore, maggiore valore, da risorse scarse attraverso la ricombinazione, l'imprenditorialità, l'organizzazione, la creazione di nuove istituzioni e quant'altro. Dunque, anche qui è un altro economista che richiama la dimensione di scienza sociale dell'economia, che studia il comportamento umano come relazione tra fini e mezzi scarsi che hanno usi alternativi. Ci sono quattro domande, vado molto veloce perché non voglio, voglio dare un background, ma non voglio annoiarvi, almeno su questa parte. E ci sono quattro domande che sono centrali nell'approccio economico e nei suoi riverberi sociologici. Cosa produrre? Vorrei che teneste a mente questa domanda, soprattutto quando vi presenterò dei dati su che cosa ha valore in una prospettiva economico-territorialista. Perché è chiaro che le attività di produzione, consumo, risparmio e investimento sono le quattro attività centrali nelle attività economiche che risponde a quel problema. Come produrre? Per chi produrre? Per chi produrre e come distribuire? La quarta domanda, implicita nel quarto elenco puntato enumerato, come distribuire naturalmente l'output, la ricchezza, il valore che viene prodotto. Quindi cosa, come, per chi e come distribuire. Un affondo etimologico sulla parola economia, che affonda le sue radici nella parola greca oikos, che in origine si riferiva alla casa o alla famiglia e dunque alle sue attività quotidiane e alla sua manutenzione. Quindi in una accezione antropologica che abbraccia un'idea di umanesimo cristiano, l'economia
richiama le sue origini alla gestione della casa. Gestione della casa evidentemente intesa oggigiorno sempre più, intendendo come casa il pianeta Terra. Abbiamo due branche disciplinari tendenzialmente che animano le scienze economiche, l'economia politica che studia variabili macro, quindi si concentra su meccanismi di allocazione di risorse, creazione di ricchezza all'interno della società e dunque si occupano di studiare l'incrocio tra domanda e offerta, i prezzi, la produzione, politiche fiscali, monetarie, la globalizzazione, e l'economia aziendale che studia invece il funzionamento dell'economia all'interno delle singole istituzioni che vengono create dall'uomo per rispondere a quel problema economico. Ora, dopo questo affresco, vorrei presentare dei dati, fonte Economist 2021, che rappresentano la geografia, o meglio la geopolitica forse, del PIL, con tutti i limiti, come vedremo, di questa dimensione di misura della ricchezza economica, oggigiorno. Naturalmente potremmo stare probabilmente almeno un'ora a dibattere su questi dati, ma che rappresentano certamente un mondo multipolare in cui di solito quando chiedo di reagire rispetto a questa slide emergono vari commenti. Dove si trova l'Africa, se siamo in un bipolarismo o in un tripolarismo, è chiaro che se pensate a parte dell'area verde e la considerate come l'Europa, allora forse si può parlare di tripolarismo, se la considerate frammentata, allora si parla certamente più di bipolarismo, e tanti altri commenti che possono naturalmente suscitare questa infografica. Credo dunque che sia importante però, dopo aver fatto un affondo genealogico sull'economia, collocarla immediatamente in una infografica che racconta che cosa è l'economia oggi, in modo molto empirico, perché pur con tutti i limiti del PIL è chiaro che è un indicatore certamente il più usato per raccontare oggigiorno l'economia. Naturalmente, se pensiamo all'Europa, il luogo in cui siamo, è impossibile questa affermazione l'ho scritta in questo report per la Commissione europea, in cui se pensiamo all'economia in termini di qualità della vita, è chiaro che l'Europa, pur in crisi, o meglio, nella narrazione dominante viene ritenuta in crisi, ma se invece cambiamo le metriche e pensiamo alla qualità della vita, è evidente come l'Europa sia il continente con la qualità della vita più alta, ovviamente generalizzando. Però è un'ulteriore affermazione che ci porta qualità della vita dal punto di vista economico, che ci porta a riflettere su come nell'arena mediatica, tornando alla domanda se l'uomo è veramente libero, le metriche sono accettate socialmente sulla base di una mediazione di tipo politica, cioè che richiama il potere. Però l'Europa, sebbene dal punto di vista dell'assistenza sociale, sanitaria, possa probabilmente essere ritenuta il luogo con la più alta qualità della vita, lato senso, se ci focalizziamo sulla dimensione sociale, presenta anche dei dati demografici che volevo condividere con voi, particolarmente preoccupanti. La popolazione in età lavorativa, che si ritiene statisticamente dai 20 ai 64 anni, diminuirà da 265 milioni nel 2019 a 217 milioni. E dunque, con un'aspettativa di vita che va sempre più
ad avanzare, ad aumentare, si parla di Silver Age, in questo pone un problema economico e un problema sociale importante. Qui vedete alcuni dati che collocano l'Italia come un paese piuttosto vecchio, ma ci sono stati anche messi peggio di noi rispetto a questo indicatore, quindi numero di persone che hanno più di 65 anni come percentuale delle persone in età lavorativa, qui dai 15 ai 64 anni in questa statistica, però vedete che si va dal 68% fino al 36%, al 42% di alcune realtà anglosassoni. E poi un'altra infografica, credo molto potente, che racconta un tratto ineluttabile dell'economia oggigiorno, che è la digitalizzazione. Bene, questi dati si riferiscono al 2020, quindi probabilmente sono stati un pochino esacerbati dall'esperienza del Covid, ma vorrei richiamare brevemente, per essere molto empirico su raccontare che cos'è l'economia oggi, che cosa succede in un minuto online. Vado ad avvicinarmi nel leggere, ma in un minuto online oggi nel mondo vengono scambiati 42 milioni di messaggi su WhatsApp. Amazon spedisce quasi 7.000 pacchi in un minuto. In un minuto. Ci sono connesse su Zoom 208.000 persone in un minuto. Vengono caricati contenuti da, si direbbe, prosumer in maniera gratuita. Su LinkedIn ci sono 70.000 persone che applicano per un lavoro, 150.000 messaggi su Facebook. Vengono spesi online in un minuto $1 milione americani e ci sono circa 350.000 storie caricate gratuitamente su Instagram da queste piattaforme tecnologiche, che naturalmente sono tra le realtà più profittevoli oggigiorno. Anche qui potremmo commentare ulteriormente, ma non abbiamo tempo. E ho messo questa slide perché, visto che è stato svelato il mio dato anagrafico, quando avevo circa 20 anni, adesso non ricordo esattamente, ma io ho usato questo telefono, dove con l'indice chiamavo alcuni amici. E quindi potremmo stimare, con tutti i limiti, in 20 anni circa, il tempo, forse meno, in cui siamo arrivati da qui all'iPhone, probabilmente 15, e dunque è lecito chiedersi tra 15 anni che cosa ci sarà dopo, ok? A proposito di creatività, di metaverso, è bene che ci facciamo questa domanda, perché, ripeto, 15 anni fa eravamo qua. Naturalmente, se vogliamo stare ancora in una dimensione di affresco sull'economia oggigiorno, si parla molto di sostenibilità nella chiave ambientale e sociale. Non si può non menzionare la crisi climatica. Mentre passeggiavo per Roma ieri, per avvertire quanto sia entrata nella dimensione popolare questo tema e non solo in una dimensione elitaria, alcune persone commentavano su il climate change e il fatto che ieri a Roma ci fossero fino a 21 gradi di massima. E dunque, di nuovo in maniera molto empirica, è entrato nelle vite di tutti noi, credo, il tema della crisi energetica e ambientale. C'è questo indicatore che vorrei condividere con voi, che è
l'Earth Overshoot Day, che è, sicuramente alcuni di voi ne sono familiari, quindi mi scuso se sarò ridondante, è noto come il giorno del sovraccarico della Terra ed è una misura che indica il momento dell'anno in cui l'umanità ha consumato tutte le risorse naturali che la Terra è in grado di rigenerare durante l'intero anno. In altre parole, rappresenta il giorno in cui il consumo globale supera la capacità del pianeta di rigenerare risorse e assorbire i rifiuti. Il calcolo dell'Earth Overshoot Day tiene conto di fattori come anidride carbonica, pesca, uso del suolo e approvvigionamento di acqua. È fatto da una ONG che si chiama Global Footprint Network, e più l'Earth Overshoot Day si avvicina all'inizio dell'anno, maggiore, dopo che è stato appena spiegato, è il cosiddetto overshoot ecologico e dunque maggiore la pressione sull'ambiente. Ridurre l'overshoot ecologico è importante in una chiave di sostenibilità ambientale, e ciò implica la diminuzione di consumo delle risorse naturali, di emissione di gas e naturalmente di pratiche più sostenibili. Bene, secondo voi quando è stato nel 2023 l'Earth Overshoot Day? Probabilmente di nuovo alcuni di voi lo sanno. Quando? Dal 1 gennaio al 31 dicembre. In un'ottica di equilibrio ideale dovrebbe essere il 31 dicembre. Più è prima, più mostra un pianeta non in equilibrio. Qualcuno di voi se lo sa, magari se mantenga la suspense per 10 secondi, se no vi invito a provare a dire secondo voi quando è stato questo giorno. No, fortunatamente no. Tra maggio e agosto. Il 2 agosto, quindi il 2 agosto, dal 2 agosto il pianeta è andato in sovraccarico. Quindi dovremmo tecnicamente ridurre di un terzo, credo, l'utilizzo delle risorse. Utilizzo delle risorse che abbiamo visto prima, parlando genealogicamente di che cosa è l'economia, è al cuore del problema economico. Come utilizzare risorse scarse per creare valore. E oggigiorno stiamo consumando un terzo delle risorse in più che questo pianeta, in modo molto empirico, può sostenere, con un trend demografico che sappiamo tutti. Dunque si parla di policrisis, di permacrisis. Non voglio, come dire, giocare su una visione romantica polare, prima negativa e poi positiva, qui a breve, ma questo dato ci impone di riflettere su un cambio di paradigma, direbbe il professor Magatti, o il raggiungimento di alcuni limiti nel modello di sistema economico così come lo abbiamo pensato. E in quel libro che ho scritto, non per fare assolutamente autopromozione, ma perché ho creato un collegamento tra populismo, di nuovo in un'ottica molto empirica, e crisi dei sistemi, il populismo è stato anche una delle risposte, almeno il populismo occidentale, rispetto a un'insofferenza che riguarda la crisi del sistema. E dunque credo sia oggettivo e empirico pensare al sistema economico come il Covid lo ha anche dimostrato, alla fine di un cerchio e dunque in crisi in quest'ottica. Ci sono state varie crisi. Quali sono state dunque le governmentalità, usando da non filosofo una prospettiva focoldiana, rispetto alle crisi che caratterizzano il sistema socio-economico? Bene, secondo di nuovo Stigler, che è un autore che ha influenzato molto il professor Magatti,
La tecnica e la tecnologia è fondamentale per spiegare la relazione tra economia e società. E in un momento di accelerazione tecnologica, richiamare alla tecnologia e alla tecnica credo sia importante. Quindi il primo spunto di dibattito, di riflessione, è provare a pensare all'economia e alla società come socialmente costruite ma determinate da una tecnica e da delle tecnologie. Le tecnologie dei social media che hanno generato alcuni effetti, qui ce n'è uno che è stato mappato da l'Edelman Trust Barometer, che ha mostrato come i social media, Barbara Kellerman, che è una professoressa di scienza politica adesso emeritus ad Harvard, ha scritto questo libro molto di successo, Followership, che ha mostrato l'inversione dell'influenza attraverso i social media. Quindi di nuovo la citazione di Stigler, attenzione, perché le tecnologie determinano processi sociali. Tecnopopulismo, quindi l'uso della tecnologia in una chiave populista. Il populismo naturalmente non è un fenomeno nuovo, come si vuole far credere. In America Latina è una tecnica discorsiva di tipo politico che si basa, lo vedete, nel dividere i gruppi della società in due omogenei e gruppi antagonisti, i puri e l'elite, il popolo contro l'elite corrotta. La tecnologia è sicuramente, in quel libro ho scritto delle intersezioni tra tecnocrazia, tecnologia e populismo, perché la cosiddetta mediatizzazione è un altro elemento che sta mediando il rapporto tra economia e società. Oggigiorno tutti noi interagiamo spesse volte in un rapporto che è mediato dai media, e i media hanno delle loro logiche. Mi ha molto colpito Wikipedia, che è uno strumento molto interessante di modello economico di peer production, no? Wikipedia non è spiegata dall'economia dell'homo economicus, perché le persone in maniera gratuita e in maniera decentrata producono contenuti, ma se ci fate caso c'è spesse volte nella biografia delle persone una sezione chiamata controversie. Anche nelle persone più straordinarie che hanno creato valore, hanno lasciato una legacy straordinaria, se c'è stata una cavolata gossipara, Wikipedia la riporta, perché fa parte di quella media logic, un po' voyeurista, che non guarda alla esistenza sistemica dell'essere umano. Le biografie fatte tempo fa erano diverse. Post-truth, naturalmente la parola nominata dall'Oxford Dictionary nel 2016 come parola dell'anno. Quindi ci sono più dati, addirittura il professor Verganti ha scritto un libro di successo, un professore del Politecnico, Overcrowded, siamo chiaramente overcrowded di dati, quindi c'è molta più scienza ma c'è più fake news. Questa contraddizione di nuovo rispetto alle sintesi in un'ottica di approccio pragmatista, dove nel pragmatismo come filosofia, sicuramente la conoscete meglio voi di me, c'è un elemento però di deliberazione, di socializzazione della conoscenza e di apprendimento che parte dal reale, e quindi stando nel reale abbiamo più scienza ma abbiamo più fake news. Quindi diciamo, in questo pezzo di snodo del mio intervento potete percepire la dimensione, se volete, più pessimista. Dunque non abbiamo tempo di andare su questo pezzo, che ovviamente vi consegnerò le slide, ma attenzione a come le piattaforme, che è il modello dominante di organizzazione delle tecnologie oggigiorno,
determinano una logica umana che è mediata dai social media e che ha alcune caratteristiche che si basano su questi studi digital enthusiasm, quindi una tendenza al breve periodo, i mi piace, le storie, e abbia anche degli up and down molto veloci, cheer engagement, che agevoli l'essere tifosi e a non pensare, ma abbia anche delle potenzialità nel mettere in rete, ma una rete che è individualizzata, quindi un networked individualism. Dunque il messaggio è, non abbiamo tempo di approfondire, ma attenzione che le tecniche determinano, cioè la relazione tra uomo e tecnica e tecnologie, naturalmente tecnica è diverso da tecnologia, è una relazione molto importante. E come può determinare quando va a creare delle istituzioni? Può determinare naturalmente sistemi di tecno-autoritarismo, il modello cinese di stato sorveglianza, c'è anche il modello della surveillance, quindi una sorta di come dire, controllo sociale, dove posti sui social media la protesta e organizzi movimenti sociali bottom up, e dunque sono modi nuovi di organizzare. Professor Meyer di Utrecht, amico e collega, dice che attenzione, i giochi intorno ai dati saranno i più importanti per il futuro della democrazia. Quindi chi possiede i dati possiede il nostro futuro, e dunque il tema dei dati diventa decisivo. E ora faccio un collegamento logico con quanto andrò a dire a breve nel terzo snodo della mia agenda che ho presentato prima, che va a richiamare la dimensione della civicness, che a breve definisco, ma stando ancora in una dimensione non romanticamente positiva, che il tema della civicness, cioè dei nostri comportamenti messi in rete dalla tecnologia, sia uno dei temi più centrali, di nuovo lo ha capito la Cina, che in un'ottica top-down tecno-autoritaria, con il social credit score, che cos'è? È l'assegnazione di un punteggio alla reputazione sociale di una persona. Sono stato un po' impreciso, perché non è solo la Cina che l'ha capito, perché se andate in banca a chiedere un mutuo, c'è un sistema di rating sociale, e la patente a punti è un sistema di rating sociale, ed è un sistema che tende a avere anche alcune approvazioni da parte dell'uomo nelle società liberal democratiche. Però, come dice la collega Di Carpegna, non tutto però nella società umana si presta ad essere quantificato e rielaborato attraverso la modellazione, e che se applicato allo stato sociale l'uso di tecnologie computazionali e di pratiche di reputation scoring rischia di trasformarlo non più in uno strumento per la riduzione delle disuguaglianze sociali, quanto piuttosto un complesso sistema di incentivi e disincentivi che mira a rinforzare disuguaglianze e soggezioni. Ora, poiché la mia conoscenza di Harari mi porta a prendere sul serio, da una diversa prospettiva antropologica, ma a prendere sul serio il suo richiamo alla tecnologia in quanto penso, ma in un'ottica maieutica e quindi di dubbio, mi pongo dei dubbi, che siamo certamente di fronte ad uno snodo antropologico proprio per la potenza computazionale della tecnologia, ed è dunque quell'aspetto che mi interessa nel warning di Harari, in una però prospettiva, preconcezione antropologica che gioca, che parte da una libertà che è relazionale, quindi
mette in discussione l'idea stessa di essere liberi e accetti la libertà in una logica relazionale, perché in fondo noi siamo liberi ma perché nasciamo da una relazione, c'è qualcuno che ci ha messo al mondo. Però ora, nel terzo snodo, vado brevissimamente a provare a, stando nel mio campo, che è quello economico-sociale, a pensare a come il territorio, e sembra un paradosso visto ciò che succede in un minuto online, possa aiutarci a ripensare alle istituzioni e come a queste istituzioni aiutino l'essere umano ad essere più o meno libero. Alcune citazioni. Innanzitutto, il concetto di civicness è interessante perché il capitalismo e un certo sistema economico ha agevolato un milieu dissociativo, mentre il concetto di civicness si fonda su un'idea di milieu associativo e che concepisce la nostra libertà in una logica relazionale e in una logica, di nuovo, non moralista, ma empiricamente collocata in un luogo, in un territorio, in un quartiere. E dunque è interessante perché la civicness è una virtù delle istituzioni, delle organizzazioni, delle procedure. Ed naturalmente ha un'idea di libertà relazionale. Perché è interessante? Perché il capitalismo, soprattutto il capitalismo nella sua dimensione finanziaria, ha compresso comportamenti di civicness. Almeno questo è lo spunto di riflessione che vorrei proporre. E dunque questo, poiché siamo arrivati ad un momento di crisi di questo modello economico, pone l'esigenza di pensare a un design di un nuovo sistema socio-economico. E dunque la tesi che vorrei condividere è quella dell'importanza del territorio. Bene, queste sono due immagini di San Francisco. A pochi metri si studia come l'essere umano possa potenzialmente andare a fare turismo spaziale con queste capsule e ci sono queste situazioni. Questa cosa è un dato sociale, evidentemente, che però spesse volte ci dimentichiamo. Chi ce lo ricorda? Il territorio. Se tu cammini, ti può capitare di andare alla sede di Tesla e contemporaneamente vedere questa situazione di homelessness. E allora forse recuperare una dimensione di territoriale in cui, senza fare paragoni scomodi, si recupera anche una concezione materialista, ma in una chiave di libertà relazionale, cioè quindi si creano nuove sintesi pensando a paradigmi del secolo scorso. Bene, provare a ripensare alle organizzazioni come il cittadino, questo è l'efebriano, come il cittadino che passeggia in un quartiere e fa esperienza del valore, forse ci aiuta a provare a ripensare alle metriche e a che cosa ha valore. E allora abbiamo chiesto, in quella ricerca di cui vi ho anticipato prima, a oltre 1000 studenti, di chiedere che cos'è valore, che cos'è il valore in una chiave economica, però con una lente territoriale. E queste persone hanno detto che secondo loro ha valore supportare le imprese locali, le tradizioni locali. Questo è importante, ci sono alcuni esperimenti di innovazione sociale dove si registra sulla rete le storie dei nostri anziani. Non c'è un valore spesso finanziario dato a queste cose per ora, ma questa ricerca, dicendo ripensiamo l'economia nella chiave del territorio, attenzione, dice che questo ha valore. Naturalmente organizzare degli eventi che
creano quell'associative milieu di cui dicevo. La sicurezza è un tema importante, quindi vedete come anche i paradigmi discorsivi di oggi, della destra e della sinistra, vengono ricompresi in una sintesi avanzata, perché uno potrebbe interpretare, dare una label destra, questo è di destra, questo è di sinistra, ma è una dimensione forse più umana. L'uomo ha bisogno di sicurezza, viene da Maslow, la scala dei bisogni, ma bisogna anche di partecipare. E dunque abbiamo chiesto di ripensare al ruolo della politica a livello locale in una chiave di creazione di valore pubblico territoriale, e quindi la partecipazione, la promozione di un'identità territoriale diventano come fattori importanti, e il coinvolgimento dei cittadini nella creazione di valore e nella gestione comunitaria. Quindi qui è forte il richiamo naturalmente a Elinor Ostrom e all'idea della governance dei beni comuni in ottica coproduttiva, partecipata. Naturalmente anche l'impresa capitalista crea valore territoriale, ma la cosa interessante è che è un valore che viene percepito attraverso, ad esempio, il dare lavoro, l'occupazione naturalmente è importante, e nell'avere una dimensione territoriale. Quindi è chiaro, dico sempre, che c'è una relazione tra commercio di prossimità, svuotamento dei centri storici, e che ogni giorno ci sono 7.000 al minuto 7.000 pacchi spediti da Amazon con la logistica mondiale. E allora qual è forse un paradigma che può essere una risposta a una libertà in una chiave di istituzioni socio-economiche e del loro effetto sul fatto che come persone siamo più o meno liberi? Per prima cosa voglio fare questo passaggio che viene da Stigler sulla distinzione tra lavoro e employment, perché si lega ai temi legati alla settimana corta, al futuro del lavoro, allo smart working. Bene, Stigler fa questa distinzione che in inglese viene facile, distingue tra employment e work. Employment è il fatto che tu sei impiegato verso una organizzazione e hai degli obblighi verso quell'organizzazione e hai delle mansioni codificate, perché siamo, lui teorizza, nella società automatica, e lo teorizza come lo spettro più grande. La società automatica, come posso meglio illustrarla con una metafora? Il cosiddetto wall effect. Sui social media il wall effect è, che cos'è? I social media studiano il tuo comportamento e sulla base delle tue preferenze ti propongono cose che ti piacciono. Il muro che tu vuoi vederti sulla base del tracking dei tuoi comportamenti. E allora Stigler fa una distinzione tra lavoro nella organizzazione che viene digitalizzato, automatizzato, employment, e work. È il work che invece è profondamente umano, dove si coltiva la conoscenza umanistica. Nella conoscenza di tipo umanista si usano le macchine, ma il lavoro consiste nella trasmissione del sapere umano attraverso l'uso delle macchine. Quindi il lavoro non è
nel svolgere la mansione tecnologicamente codificata, ma è nello spiegare la conoscenza e l'impatto sociale che si può generare attraverso l'uso di quella macchina. E distinguere tra lavoro e employment è importante per provare a ripensare il valore. Coltivare le carote nel mio giardino ha un valore perché mi consente di coltivare la conoscenza di un living vegetable, di una verdura che posso condividere con altri giardinieri o botanici. E dunque invita a ripensare il significato di lavoro in un'ottica di civicness e non in un'ottica di lavoro come fattore produttivo da ottimizzare in un'equazione tra capitale e lavoro per generare più profitto. Però capite che se le persone non hanno uno spazio materiale per preservare un lavoro profondamente umano, allora si crea rischi, distorsioni. So che ho ancora 10-15 minuti, quindi cerco di non andare lungo, ma tornando a questa distinzione è importante richiamare il concetto caro al professor Magatti di generatività sociale, che si caratterizza per tre elementi: prendere la responsabilità per il contesto e per le future generazioni. E quindi siamo generativi socialmente quando tra persone generiamo qualcosa che è progettata per destinare a durare. Capite che questo crea una contrapposizione tra i gesti che siamo abituati a fare nel capitalismo finanziario, dove con un click cerchiamo il valore di breve periodo, e un paradigma di generatività sociale, che libera, nell'ottica di quella frase che vedevamo prima di Hannah Arendt, una bellissima creatività umana, dove si apprezza l'atto di dare nascita a qualcosa. Ogni giorno noi abbiamo l'opportunità di far nascere qualcosa. In un'ottica però non di fabbricazione, di manifattura, che è pure importante, ma quando genera relazioni sociali. Quindi pure un oggetto ha una sua validità intrinseca, ovviamente l'overconsumption magari no, ma mette gli oggetti in una relazione sociale. E dunque l'azione generativa sociale è attiva, imprenditoriale, comunitaria e destinata a far durare oltre la presenza fisica umana sulla terra. E dunque colloca l'idea di libertà in uno spazio, rifletto, transumano, relazionale, in cui la tua generatività va oltre il tuo corpo. E quindi la generatività sociale è una chiamata antropologica ad essere vita attiva, ma a essere in relazione. E ad un essere in relazione che non consuma, ma che genera, che può anche consumare nella misura in cui genera qualcosa che è destinato a durare, a essere intertemporale. E allora ho provato almeno a creare questa link tra civicness e generatività per sostenere come in realtà anche in ambito economico ci sono delle possibilità attraverso l'uso della reimmaginazione, della creatività, della governance policentrica e dei beni comuni, della democrazia deliberativa, delle data polis,
dell'innovazione sociale, esistono delle istituzioni, esistono, in quell'articolo su Voluntas dove ho scritto dalla utopia all'eterotopia, esistono, non è vero che non esistono, non le sappiamo mettere in rete o non abbiamo gli spazi per sperimentare queste cose, quindi creatività, reimmaginazione, deliberazione, apprendimento, socializzazione della conoscenza, che però sono legate all'essere umano. E dunque dobbiamo stare attenti a come la tecnologia rischia di annientare l'essere umano, le cui peculiarità in un ambito economico derivano però da quel tipo di lavoro. Anche meno di 10 minuti, vado a chiudere. E dunque le opportunità della civicness attraverso ad esempio il design di esperienze di generatività sociale. Oggi questo seminario, attraverso il vostro lavoro di problem solving, è un esempio di design di esperienza di generatività sociale, di civicness relazionale. E badate bene che è un cambio di paradigma da tenere molto a mente, perché sposta il potere, dalla computazione, l'automazione e la presa a critica del fenomeno della digitalizzazione verso il preservare una dimensione umana che deriva dalla polis. Mi viene in mente un collegamento, io anch'io sono un grande fan dei TED Talk, però non sono necessariamente funzionali a un'esperienza deliberativa, relazionale, e dunque la digitalizzazione e l'automazione vanno prese con attenzione. Perché? Perché il rischio è poi di pensare che il TED Talk, la logica dei social media più bello, sia quello con più mi piace, più user. E dunque, di nuovo, è uno strumento importante in una socializzazione della conoscenza. Quindi o noi governiamo la tecnologia, la tecnica, o certamente corriamo il rischio di andare verso quella fine dell'umano in una logica di post-umano di cui in parte Harari ci manda un warning, ma negando in una logica neoliberale la fioritura umana che sta nella creatività, nel dibattito e nel nostro umanesimo. Dunque, già detto che cosa si intende per civicness, che richiama a una dimensione di cittadinanza attiva sperimentabile. E dunque, ne parlavo ieri con Don Giuseppe, implica una dimensione non micro, ma una dimensione che non può essere troppo grande. Tu l'esperienza della cittadinanza la fai finché puoi conoscere il tuo luogo ipoteticamente passeggiando. La potenza del digitale è connettere queste comunità. Però la scalabilità verticale viene messa in discussione. E dunque questo diventa importante, perché può essere un cambio di paradigma che ci può aiutare a ripensare, come dicevo prima, che cosa ha valore. E dunque provare a pensare ad una alternativa al social credit score, alla tecnodemocrazia che viene da Taiwan, che è un fenomeno più interessante, ma che parte da una concezione di persona come individuo tecnologicamente connesso ad altri e non come individuo connesso ad una esperienza di relazione
territoriale. E questo dunque è uno snodo importante su cui in verità la tradizione occidentale, pensando a Tocqueville, ad Aristotele, ci fornisce un solido ancoraggio. Un solido ancoraggio nel disegnare e sperimentare le pratiche di questa libertà relazionale socialmente generative che l'economia post-capitalista potrebbe valorizzare. In una logica però profondamente umana, in questa studiosa colombiana che ha studiato il buen vivir, per esempio, parlando di queste pratiche di civicness, parla della pratica del hosting, cioè di ospitare una persona a cena. E di come questa pratica, di cui a volte questo sistema socio-economico comprime la possibilità che le persone possano fare questo, però generi un valore relazionale. E quindi pensare alle pratiche di civicness può essere un'alternativa a un modello tecno-finanziario del capitalismo contemporaneo in una logica di creazione di istituzioni che agevolano la libertà, perché l'essere umano può non essere libero oggi, ma non nella chiave detta da Harari, ma perché le istituzioni e la tecnologia creano uno spazio in cui effettivamente la libertà viene ostruita. E dunque occorre pensare a come le istituzioni che abbiamo creato nel secolo scorso possono essere ripensate in una logica di generatività sociale. E dunque, parlavo prima con Don Claudio, mi sto occupando di innovazione sociale proprio in quest'ottica, per provare a preservare l'umano. Niente di nuovo, probabilmente, nel senso che la storia ci viene in aiuto nel pensare alle città che hanno animato alcuni periodi della storia italiana e che sono state peraltro il fondamento genealogico teorico che ci ha servito per pensare alla democrazia di oggi, che pare in crisi. E quindi questa suggestione di pensarla però in chiave di una sintesi nuova, viene questo termine cosmolocalism, digilocal, in cui connetti tecnologicamente comunità, e come la piattaforma in questo caso tecnologica può potenzialmente essere virtuosa per connettere comunità decentrate. Dunque, questa è l'ultima slide, dove propongo alcune riflessioni. Umanità e tecnologia, ho già detto la mia punto di partenza molto dubitativo in una chiave di libertà relazionale e in un pensiero socialmente generativo in cui il territorio e la civicness ci possano venire incontro nel quantomeno provare ad offrire una contronarrativa, oppure un mio collega filosofo mi direbbe una resistenza più che resilienza ad un pensiero omologante che fatica a comprendere gli effetti dell'uso computazionale della tecnologia, che oggigiorno ha una potenza enorme, ma in una logica, ripeto, non
moralista né utopica, ma eterotopica e sperimentale. La domanda che mi preoccupa è se siamo condotti verso un paradigma postumano in cui umano e digitale si fondono. C'è questa frase di Bernard Stiegler che parla appunto della relazione tra uomo e tecnologia, che mi ha colpito: la tecnologia è un farmaco, come le droghe può condurre ad outcome curativi o tossici. E il punto che interroga un po' il mio tema di ricerca è provare a capire come una globalizzazione guidata da una finanziarizzazione tecnologica può transitare in un'ottica di modello localizzato, cosmolocale, socialmente generativo. Io mi fermerei qui e grazie per l'attenzione.